hanno avuto grande successo queste bellissime iniziative, non ultima quella con i bambini, con tre scuole della città di Napoli, dove sono state fatte due prove, una teorica e un'altra pratica, dove si è cercato di far sensibilizzare già da bambini, diciamo, la platea scolastica. Quindi a conclusione del progetto si è data una patente di cittadino responsabile. Quindi io credo che stamattina, con questa platea di bambini che sono stati tutti promossi con questa patente, se il futuro è questo, Napoli può dire che comunque sarà una città responsabile. L'Osservatorio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del Comune di Napoli ha presentato i risultati delle attività svolte nel 2017, stamattina al Maschio Angioino, fra laboratori didattici, tavole rotonde, convegni, premi per le aziende sicure, incentivi per la formazione, riflessioni sulle discriminazioni e presenza nelle scuole. Lavorare in sicurezza è sempre più un obiettivo di civiltà, in una nazione in cui per questa causa si contano ancora, in media, due morti al giorno. Sono troppe, rappresentano solo una parte della realtà, perché purtroppo sulle morti per incidenti dal lavoro e sugli infortuni anche invalidanti c'è una cappa di nero che non emerge nelle statistiche. Il fatto che il Comune decida di dedicare una giornata a questo tema e che nello stesso tempo vengano premiate le aziende virtuose e le scuole virtuose, cominciando con l'educazione dei ragazzi e la propria responsabilità, a nostro avviso è un fatto significativo. No, non è assolutamente accettabile, spesso si tratta di veri e propri omicidi colposi, in alcuni casi anche con ipotesi di reato più gravi, vengono chiamate morti bianche, ma sono persone che muoiono in luoghi di lavoro in cui non sono spesso garantiti condizioni di sicurezza, quasi mai è un caso. Il nostro è un paese dove ancora il diritto al lavoro non è un diritto compiuto, come invece impone l'articolo 1 della Costituzione. In alcuni casi il diritto è precario, viene fatto in condizioni di sicurezza inaccettabili, quindi c'è molto da lottare in questa città in particolare, che soffre anche di diritti compressi. C'è una grande fame di lavoro e di lavoro sicuro, e la città di Napoli in questo è molto attenta, lo fa con l'osservatorio in cui si lavora insieme, Consiglio Comunale e Giunta, lo si fa con tutto il mondo del lavoro, dei lavoratori, delle lavoratrici, delle imprese. Bisogna coinvolgere tutti, perché poi nella nostra città si stanno anche sempre di più creando le condizioni perché si possa investire e ci possa essere lavoro.